Allora, vogliamo cominciare questa mattinata insieme di questa settima edizione dell'FPE, del Forum per l'Evangelizzazione, e volevamo iniziare questa mattina provando a sperimentare quello che di solito si sperimenta in una comunità, no? Purtroppo in queste ultime edizioni siamo stati collegati così a distanza, abbiamo usato la tecnologia, però ci manca un po' quello stare insieme, quel condividere anche dei momenti insieme in presenza. Questa prima parte della mattinata volevamo rivivere qualcosa di simile insieme a voi, quindi adesso ci prepareremo ad un momento di adorazione insieme a una famiglia dalle nostre comunità da Parma, ma volevo giusto collegarmi a quello che dicevamo ieri sera, no? Il tema di questo forum, Francesca, è Oh mamma, così la fragilità, lo so, fragilità umana e la potenza dello lo spirito. spirito, no? Ieri sera abbiamo riflettuto su alcuni limiti, alcune fragilità, alcune debolezze, no? Alcune anche sfide che abbiamo come comunità, nelle nostre comunità, e quindi non potevamo non andare avanti in questo forum, dopo questa prima riflessione, con un momento di preghiera, con un momento in cui proprio noi facciamo appello anche alla potenza dello spirito. E quindi invito subito la famiglia Puglisi, che è collegata come tanti di voi da remoto, a guidarci in questo momento di adorazione e di preparazione alla preghiera. Oh Dio, tu sei il mio Dio. Io ti cerco dall'alba e di te è assetata l'anima mia come terra deserta senza acqua. Così, nel santuario ti ho cercato per contemplare la tua potenza e la tua gloria, poiché la tua grazia vale più della vita. E le mie labbra ti loderanno e così ti benedirò finché io viva. Penso a te nelle veglie notturne, a te che sei stato il mio aiuto, a te si stringe l'anima mia e la forza della tua destra mi sostiene. Esulto di gioia all'ombra delle tue ali.
la mia voce sale a Dio e io grido. La mia voce sale a Dio ed Egli mi porge l'orecchio. Ripenso ai giorni antichi, agli anni da lungo tempo trascorsi. Egli aveva compiuto meraviglie in presenza dei loro padri nel paese d'Egitto. Divise il mare, li fece passare e fermò le acque come in un mucchio. Di giorno li guidò con una nuvola e tutta la notte con un fuoco fiammeggiante. Spaccò le rocce nel deserto e li dissetò abbondantemente. Fece piovere su di essi la manna per nutrimento. Egli mandò loro cibo a sazietà. Li fece arrivare alla sua terra santa, al monte che la sua destra aveva conquistato. Sì, rievocherò i prodigi del Signore, ricorderò le tue meraviglie antiche. L'immenso amore sei, il Dio dell'impossibile. Se questa bocca griderà, se questo cuore invocherà, io so che ascolterai. Dio, la mia voce sale al cielo. Dio, ti prego, agisci tu. Mio Dio, l'uomo che confida in te non è deluso. Se tutto sembra perso, innalzo gli occhi al cielo. Dio, so che nulla posso io. Dio, ogni cosa affido a te. Mio Dio, spero nella tua bontà. Tu fai prodigi, tu fai miracoli, agisci tu. La mia speranza è solo te, perché sei fedele, Dio tu sei, so che non mi abbandonerai. Se questa bocca griderà, se questo cuore invocherà, lo so che ascolterai. Dio, la mia voce sale al cielo. Dio, ti prego, agisci tu. Mio Dio, l'uomo che confida in te non è deluso. Se tutto sembra perso, innalzo gli occhi al cielo. Dio, so che nulla posso io. Dio, ogni cosa affido a te. Mio Dio, spero nella tua bontà. Tu fai prodigi, tu fai miracoli, agisci tu.
quale Dio è grande come il nostro Dio. Tu sei il Dio che opera meraviglie. Tu guidasti il tuo popolo come un gregge per mano di Mosè e di Aronne. E oggi noi ti preghiamo, Dio dei prodigi, guidaci come allora e agisci su di noi. Amen. Amen. Grazie Alessio, grazie Laura, grazie Andrea, anche Noemi per averci accompagnato.